Ecco ciò che resta dell'aria attrezzata di Bosco Scorace, dopo l'incendio che un mese fa ha distrutto quasi tutto il bosco, 600 ettari su un totale di 750. Un danno ambientale enorme, una devastazione senza precedenti. Questa era l'aria attrezzata, anche questa distrutta. In questa zona i tavoli sono andati completamente a fuoco e non ci sono più. Qui c'era un tavolo in legno con la panca per fare il picnic. Non c'è più, non resta più niente se non la base in cemento che ha ospitato il tavolo. Qualche albero è a terra. I tronchi sono completamente anneriti e bruciati. Non c'è speranza che si possano riprendere, almeno questi, a vederli così. Altra base in cemento senza il tavolo da picnic. E pensare quanta vita è passata da qui. Quante famiglie, quante giornate immersi nella natura, quanti bambini hanno giocato tra questi alberi. Là in fondo ciò che resta di un tavolo. Andando più verso l'ingresso si trova invece qualche tavolo che è sopravvissuto al fuoco, ma in questa parte non resta più niente, se non la cenere, una puzza di bruciato impressionante, ancora dopo un mese qui si sta proprio avvolti nella puzza di bruciato. Cenere, tronchi anneriti. Devastazione e distruzione. Chissà se tornerà come era un tempo. Questo è ciò che resta di Bosco Scorace. Di verde non c'è più nulla. C'è il nero della cenere, il nero dei tronchi anneriti, gli alberi che sono degli scheletri, nessuna chioma verde, non c'è più quell'aria buona che riempiva i polmoni, quegli odori, quelle essenze di quel giardino meraviglioso che era questo bosco fino a un mese fa. Ecco il bosco un mese dopo l'incendio, tutto bruciato, tutto devastato, tutto distrutto. Questo invece è ciò che resta del Pagliaro, quella capanna che sanciva l'inizio delle passeggiate, dei cammini per i sentieri di questo bosco. Pagliaro che non c'è più, anche questo distrutto dall'incendio di un mese fa. Non c'è più il tetto, non c'è più nulla. Tutto attorno è la devastazione di un polmone verde che non esiste più, bruciato, annerito, devastato dalle fiamme. Questo sentiero prima dell'incendio sembrava quasi una galleria verde. Tanti erano gli alberi che con le loro chiome coprivano praticamente questo cammino, avvolgendo chi si addentrava in questo bosco.